Questo programma è offerto da Bag, abbigliamento, accessori e calzature. GZ International e GZ Arreda. Motorbike Expo, Verona Fiere. Mateca, Green Solution. Rizzoli, Ortopedia. Vuoi sostituire la tua vecchia vasca o doccia? Chiama Italia Docce. Un tecnico verrà a casa vostra per un preventivo gratuito. Piatto spessore 3 cm, Solid Stone. Antiscivolo, antibatterico, antimuffa. Italia Docce si serve dell'unico brevetto europeo con sistema Tecnobed. Per cui chiama Italia Docce per avere la tua nuova doccia. Avete visto la pubblicità con il marchio di VS Group? Bene, questi prodotti sono convenzionati con il nostro gruppo di lavoro. Come fare? Chiama il numero o manda una mail con le informazioni richieste. Oppure vai sul nostro sito www.dvsgroup.eu. Alla voce marketing troverai le pagine interessate. Ben ritrovati amici del Video Magazine, io sono Claudia e oggi insieme a voi andremo a scoprire cosa è successo lo scorso 21 maggio all'Hotel Savoia Regency. Le nostre telecamere erano presenti alla sfilata organizzata da Caprice e da Solfine. Vediamo il servizio. Stiamo preparando le modelle per la sfilata e il trucco si uniforma molto al colore del proprio incarnato naturale. Andiamo a valorizzare proprio i colori del viso. Qui abbiamo tutti i prodotti che ci occorrono per creare delle piccole sfumature sull'occhio e per uniformare tutti i fondi del viso. Qui abbiamo dei correttori. Occorreranno degli ombretti, dei toni naturali e caldi, tendenti al marrone, al colore della terra e per illuminare sui dorati e rosa. Allora, adesso andiamo a coprire tutte le imperfezioni che ci presenta il viso, le andiamo a correggere con dei correttori e sulle imperfezioni acneiche ci siamo serviti di un colore verde che ci copre il rosso dell'acne. Sto passando della piastra mini frisé per ottenere un bel volume. Precedentemente abbiamo passato del ferro, poi andremo a miscelare il tutto per creare un'acconciatura raccolta del tipo romantico. Che esperienze hai? Niente, non ho nessuna esperienza, questa è la mia prima esperienza da modella e vengo da Gubbio, ho 18 anni e faccio studio biotecnologie e questo devo fare l'ultimo anno, ho gli esami e niente. La borsa? Sì. Sì, sì. Hai già fatto gli esami? No, ancora no, però promossa, sono sicura. Allora, io colazione cappuccino e cornetto con il prosciutto. Lei con la mortadella. È vero. Se può interessare. Vai. Renzi. Salve a tutti,
chiamo Elisa Mosconi, ho 21 anni e vengo da Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Faccio questo lavoro da quando ho 15 anni, ho cominciato così tanto per caso, per un gioco, e poi è diventato il mio lavoro. È un po' come un hobby. E in questo show farò delle acconciature, mi faranno delle acconciature, e mi trovo molto bene in questo ambito lavorativo e sono molto contenta. Sono una studentessa di Scienze dell'Educazione, sono al secondo anno a Perugia, studio. Stiamo sciacquando il colore a giada dopo che abbiamo fatto le schiariture e adesso abbiamo applicato un 6 sul fin. E sono Stefania, vengo da Gubbio e lavoro con Fabrizio da 15 anni. Ciao, sono Giada, vengo da Gubbio. Questa è la prima volta che faccio questo tipo di colore e aspetto solamente il taglio, che è una sorpresa. Una sorpresa. E spero che mi accontenti. Ma tanto Fabrizio, da tanti anni che sono sua cliente, mi ha sempre soddisfatto. Ciao, sono Ilenia. Ciao, sono Alessandra. Veniamo da Loiano. Mirror Acconciature e siamo qui all'albergo bellissimo Savoia Regency per questa giornata meravigliosa con Fabrizio Pandolfi e l'equipe di Caprice. Questa mattina abbiamo visto il backstage dello show moda che ci sarà oggi pomeriggio. Grazie a tutti. Non ci siamo fatti mancare niente, siamo andati a intervistare i due mattatori dell'evento, Fabrizio e Lucio. Buongiorno a tutti, e siamo a pochi minuti dalla fine preparazione backstage, e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto tutto il scorso regolare, le modelle sono fantastiche sia nella disponibilità che nella loro qualità di capelli, e penso che Lucio, no? Ci siamo quasi con... Sì. Io direi di sì, direi che questa mattina c'è stato il backstage a porta aperta e direi che è una formula che abbiamo ideato l'anno scorso, l'abbiamo fatta occasionalmente l'anno scorso senza averla programmata perché erano arrivati dei clienti, e quest'anno l'abbiamo voluta replicare organizzata con una venticinquina di persone che hanno partecipato, molto coinvolte, e si è trasformato tutto in una specie di seminario nel quale abbiamo voluto portare a terra a loro lo show. Cioè, lo show non è lo spettacolo, lo show è un qualcosa che ti serve per creare la storia ai tuoi clienti. Quindi abbiamo raccontato dell'importanza della storia, di creare una storia sui clienti. Quindi il lavoro o il prodotto senza la storia dietro non ha valore. E il concetto che secondo me è passato anche alla grande, perché poi quando abbiamo dato la chiusura preannunciata alle 12:30 non volevamo nemmeno andare via. Infatti tutto questo ci porta adesso un attimo a mettere a fuoco tutto quello che sono l'organizzazione per la sfilata, per far sì che tutto renda la giornata, chiamiamola una favola, perché chi viene qui e che ci concentra, questo è un'ora e 45, si concentra su un'ora e 45, deve vivere un pochettino un po' una favola, dobbiamo coinvolgerli un po' in tutto. Ripasseremo tutti i nostri piccoli dettagli, la struttura qui è meravigliosa dove li ospitiamo, vi diamo appuntamento alle 14 precisamente, 5 minuti più, 5 minuti meno, 1 ora e 45, vedremo tre mood importanti, parleremo anche del brand maschile che di solito viene tagliato fuori, ma questa volta ce l'abbiamo messo pienamente dentro, e a dopo mi auguro a tutti di essere in gran numero e noi siamo pronti.
Un momento storico, tipo il punk, tipo il rock, tipo gli anni che hanno segnato il mondo hipster, dove l'uomo portava i capelli fortemente rasati lateralmente con delle forti sconnessioni sulla zona superiore e di conseguenza ha portato una barba lunga. Noi abbiamo portato in collezione due elementi fondamentali, quello che la moda ci dice, andando a ripulire un uomo in un mondo. L'uomo ancora è lento nei cambiamenti, molto più della donna. Perciò di questo noi dobbiamo far tesoro. Perciò nel mood, secondo noi, secondo Solfine, abbiamo programmato di metterci un uomo dove la moda ci dice e un uomo invece in cui stiamo vivendo, giriamoci, il mondo dell'uomo dove lo stiamo vivendo. Ma secondo voi, lei chi c'entra? Bella, eh? Allora, abbiamo messo Diana al centro perché in ogni collezione esiste una cosa che si chiama un mondo che ci fa da transizione tra l'uomo e la donna. Laterale, chiamiamolo anni 70, comunque c'è questa bella banda, dobbiamo dividere la testa a metà, portare tutto questo su di un lato, scaliamo, questo vuol dire scalare, questo vuol dire graduare, questo vuol dire tagliare pari, vi ricordate? Sì? Ok? Io graduo questi capelli e graduerò a seconda di quanto è grande, questo è un capello grande, importante, perciò lo scalo abbastanza, al limite della scalatura. Se fosse stato biondo decolorato sarebbe stato molto basso perché avrei preteso più pienezza. Lo faccio da un lato,
prima lo faccio da un lato, mi ricordo la gradazione che ho fatto, prendo una piccola ciocca base, vado dall'altra parte, stessa gradazione, stessa inclinazione, e la vado da quest'altra parte. Li porto al centro solamente per fare un controllo, gli darò un effetto soft. Se proietto i capelli in avanti, io devo ottenere una punta, e questa punta cercherò di enfatizzarla ancora un pochettino. Quando questo ciuffo mi farà questo tipo di effetto, avendoci la punta al centro, mi fa sì che mi riempie queste zone, se no qui mi si aprirebbero i capelli al centro. Ok? Perché i capelli sul punto più corto, i capelli si aprono. Noi quando facevamo lo spostamento verso destra facevamo la parte più corta, perché quando si muoveva i capelli andavano dal corto verso il lungo, perché il graduato spinge dal corto verso il lungo. In questo caso, avendo pienezza, maggiore pienezza sul conto, sul centro, quando io me la giro da una parte, lei gli ci sta. Questo effetto. Abbiamo fatto, a differenza del primo taglio, il solito pannello in scalatura, il modello flower, poi siamo andati girando a spicchio d'arancia in massima scalatura, sono andato a seguire la rotondità della testa. Ricordiamoci sempre che se vogliamo che i capelli spingono in avanti, li dobbiamo portare tutti dietro. Se io voglio che i capelli mi fanno una bella massa dietro, molto importante, non farò altro che il dietro portarlo sui laterali e dietro mi creano la punta, è un effetto di reazione della geometria del taglio. Già la conoscete, non ve la sto nemmeno a ripetere, ma questo è quello che... La maga Tania, Stefania, Antonella, Carolina, che già la conosciamo. Stiamo aspettando l'assistente Luca, che si fa sempre desiderare perché è maschio. E niente, è arrivato ora anche Luca. Entriamo ragazze in questo mondo. Che il mondo si sta spostando verso i ricci, ma no i ricci fatti con il ferretto è stretto, sembrerebbe quasi di arrivare sulle copertine delle nostre riviste, GQ, estetica, via discorrendo, fa l'effetto afro. Perciò bigudino piccolo permanenti, chi ha esperienza gli spolverasse i bigudini giù permanenti, è il momento nostro. Mi dispiace per i più giovani che non hanno più
magari questa manualità non l'hanno avuta perché hanno perso un 20 anni di non permanenti, e adesso questo è il momento in cui possiamo giustificare alle nostre clienti questo. Perciò Martina è l'espressione che i capelli cascano giù in effetto naturale, cioè in caduta naturale da dove la testa li separa, in questa parte i capelli si allargano, e Martina è questo, Martina è questa, questo è un look attuale del momento. Non avete paura ai volumi, perché quando si alzano, quando usano i colori addosso, i volumi stanno sempre bene. A parte questo, io ritornerei un attimino sul lavoro di prima. Vi ricordate questa ragazza che era in quella zona limbo tra l'uomo e la donna? Guardate che effetto che fa. Lo stesso taglio, io ve lo giuro, non l'ho toccato. Era come era, si è spettinato, l'ho lasciato, ma questo è il contrasto che è diventato iperfemminile. Ma un iperfemminile che se l'avessi messo questo tipo di look su di lei non figurerebbe così forte, perché lei è incorniciata, è diventata donna, ma donna esagerata. Mi ricorda il Coppola dei primi anni, che riusciva 2 ore a non smettere mai di parlare, a spiegare tutto quello che faceva. Sei stato veramente bravo. Grazie a voi per averci dedicato questo momento di festa. Penso fuori giochi, non fuori. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo interessante servizio. Per il tuo messaggio promozionale, chiama o mandaci una mail e troveremo l'offerta migliore per la tua azienda. Vuoi sostituire la tua vecchia vasca o doccia? Chiama Italia Docce. Un tecnico verrà a casa vostra per un preventivo gratuito. Piatto spessore 3 cm, solid stone, antiscivolo, antibatterico, antimuffa. Italia Docce si serve dell'unico brevetto europeo con sistema TecnoBed. Per cui chiama Italia Docce per avere la tua nuova doccia.